Allora, un'altra vicenda, diciamo un po' così, sui generis, l'abbiamo vissuta a San Benedetto del Tronto quest'estate. La più incomprensibile, È diciamo, di quella tutte. totalmente incomprensibile. Io vado, no, perché vado a presentare un libro in un bel paese che si chiama San Giovanni in Penna e poi accetto quella stessa sera la pressione di uno dei miei collaboratori per le tante identità italiane, quella di Torino, che si chiama Scotucci, mio vicepresidente dell'Accademia di Urbino, il quale pretende che io faccia una notte bianca, che mi fanno schifo le notti bianche, presentando il catalogo della Biennale. Io in effetti vado, vedo varie persone, affettuosi, gelati, finché verso l'una di notte faccio un bellissimo discorso presentato dall'assessore alla cultura e dal sindaco. Sindaco che peraltro è mio amico ma non l'avevo riconosciuto e ho fatto la battuta sempre di un clochard, che è quella che ha scatenato tutto. Io non ho niente contro i clochard, ma gliel'ho detto poi, tanto che mi ha telefonato anche lui come un fatto affettuoso. E su questo, dopo questa cosa assolutamente lontana da qualunque condizione politica o anche di rapporto con la città, che non fosse appunto quello di una notte bianca, una del PD, un altro del PD, una consigliera comunale e una specie di improbabile deputato che si chiama Cicconi, Ciccantici, non so che, hanno scritto che avevo offeso la città. Perché io ho risposto, da sera ho visto un ragazzo che ha detto: ma quelli sono dei tali deficienti della gente, cioè non so, incredibile, cioè hanno preso una presentazione per un libro sulla Biennale di Venezia, qui ho detto non so che il treno passava, c'era rumore in città e ho detto clochard al sindaco, come se io avessi fatto chissà quale insulto alla città. Che peraltro lei conosceva e con i quali intercorrono Io rapporti non ho di... No, chiesto apposta. scusa a loro, mi hanno telefonato. Certo. Poi pare che ci sia una faida interna, però proprio siamo a dei livelli così bassi, uno si chiede, uno di questi te lo dice, poi è tirato fuori la mafia, Sgarbi deve stare Per attento quando va in carità. giro, perché lui, a parte che io mi sono dimesso prima, la mafia è stata intesa come qualcosa che era contro di me, per cui hanno sciolto il comune a mia tutela, ma poi hanno sciolto il consiglio comunale, non me. Poi dico, parli tu, che sei dell'UDC, quindi le mie frequentazioni con nessuno indagato per mafia sono in perfetto contrasto con le tue, che hai sicuramente frequentato uno in galera per mafia che è Cuffaro. Quindi la cosa bizzarra è che parla uno dell'UDC delle mie frequentazioni, quando le mie frequentazioni sono di figure infinitamente meno policrome di Cuffaro, che è quello con i cui voti è stato eletto questo qua. Quindi uno che viene eletto con i voti di Cuffaro, che ha preso sicuramente caffè e tutto quello che vuole con Cuffaro, che si permette lui dell'UDC di contestare una situazione che non conosce in Sicilia, dove l'UDC mi ha sostenuto, quindi il suo partito, e dove il rappresentante dell'UDC, che non è indagato per mafia, è stata la ragione dello scioglimento per mafia di un comune in cui non c'è nessuno indagato per mafia. E questo è il paradosso saleniano che conosciamo, e questo cretino che non sa quello che dice mi attribuisce L'ha la presa frequentazione per di mafiosi che non sono tali. Quando lui i mafiosi sicuramente li ha frequentati, se è vera, dobbiamo ritenerla vera, la condanna, indipendentemente dal fatto che essa sia giusta, ma certamente vera è, anche se non è giusta, di Cuffaro per mafia. Quindi lui è nel partito e ha frequentato, questo illustre politico sicuramente incriminato per mafia e l'attribuisce a me. Quindi questo è il livello. Ma questi non sanno quello che dicono, non sanno neanche chi sono. Infatti, senta professore, una sua idea su quello che sta accadendo a proposito di faide interne, all'interno del movimento di Beppe Grillo, ne stanno succedendo di tutti i colori, forse vengono fuori anche delle verità che erano state No, mi tutt'oggi. colpisce molto che la fronda si chiami Movimento Revolution, cioè si Eccolo, sta sì. arrivando finalmente a un nome e non alla denominazione, diciamo, di classificazione degli alberghi, cioè gli alberghi si classificano in 2 stelle, 3 stelle, 5 stelle, quindi non è un partito ma un albergo di cui si conoscono gli ospiti, in cui quello che si cercano sono suite invece che poltrone, e quindi stiamo parlando di una catena alberghiera. Come catena alberghiera l'ospitalità è piuttosto modesta, per il resto non saprei cosa dirle perché non credo che possa fare più che il maestro d'albergo Grillo. No, ma però si stanno scannando e Sì. soprattutto ecco la figura di Gianroberto Casaleggio che sicuramente lei conoscerà. Sì, lo conosco benissimo. È Lui aveva un'altra filosofia dell'accoglienza alberghiera e quindi lui voleva 5 stelle lusso e su questo stanno discutendo quante stelle dare al loro albergo, Ho insomma, quindi capito. Vabbè. si tratta di figure così, insomma. Va bene. La sento di Non fretta. hanno mai espresso un pensiero, sì, perché ho il prefetto di Siracusa, perché La stiamo sento chiudendo bene. definitivamente
la decorazione della cattedrale di Notre, che è una cosa che io, quando sarò morto, di me resteranno cattedrali decorate, ricostruzione di Piazza Armerina, certo. Questi qua non resterà niente, sono già morti mentre vivono e nulla resterà di loro, perché non avevano né un pensiero né cose memorabili. Io ho pensiero memorabile e cose che rimarranno, per cui li guardo come delle pulci. Quando lei mi dice grillo, io vedo un insetto. Ma non so se grillo sia un insetto, è un'altra categoria. Il grillo non è propriamente un insetto, ma insomma appartiene a una categoria intermedia fra gli animali e gli insetti. Certamente, va bene, professore, l'abbraccio è forte. Cos'è l'appuntamento un grillo? E l'appuntamento è a domani alle 19.30. Un abbraccio al grandissimo Vittorio Sgarbi.